grazie a tutti di essere qua intervenuti a sentire un nome che collabora da anni con la Chef Festival, il professor Valpreda, professore di design al Politecnico di Torino, docente e ricercatore. Scusateci per questo piccolo inconveniente tecnico. Grazie anche a Fabrizio per essere qua e aver supportato tutti questi inconvenienti. Dunque, il titolo appunto già apre la connessione con lo stesso titolo di Chef Festival, cioè parliamo del concetto di open in tutti gli aspetti e quindi anche quello legato al design. Fabrizio ci spiegherà qual è l'importanza oggi del concetto di open applicato proprio al design e alla produzione. Allora, Fabrizio è architetto e designer e dalla fine degli anni 80 si occupa di virtual design e di cultura digitale. È ricercatore presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e professore aggregato in virtual design nel corso di laurea magistrale in eco design. Lavora alle tematiche della condivisione a partire dalle strategie legate all'open source. Grazie. Buongiorno a tutti, si dice normalmente che meglio pochi ma buoni, quindi vuol dire che siccome siamo pochissimi, siamo buonissimi, ma molto bene. Cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ringrazio Simona perché ha detto esattamente quello che faccio io, che è sempre una cosa un po' difficile da spiegare. Perché mi occupo di cose che non interessano ancora a tantissime persone. Però ci sono alcune possibilità che questa cosa cambi e questo è uno degli argomenti di cui cercherò di parlarvi oggi tentando di annoiarvi il meno possibile. In particolare di che cosa vorrei parlarvi? Vorrei parlarvi di, prima di tutto, degli aspetti di cui il problema della produzione, della progettazione partecipata, dell'open design si deve un po' occupare per poterlo fare degnamente. Però non è tanto il fatto di questi temi di cui parleremo, quanto in particolare su ciò che questi temi serviranno alle nuove generazioni. Su questo tema sono abbastanza sensibile perché per il lavoro che faccio, evidentemente. Nuove generazioni che avranno la possibilità di fare le cose in modo diverso da quelle in cui l'abbiamo fatte noi tradizionalmente. La prima voce all'ordine del giorno direi che sia la conoscenza. E la conoscenza perché? La conoscenza perché è l'alimento principale di cui noi ci nutriamo. Come organismi senzienti, più senzienti degli altri organismi, ma almeno questo è quello che crediamo noi, la conoscenza è di sicuro il primo nostro alimento, il più importante. Senza questa ovviamente non saremmo quello che siamo. La questione però non è tanto legata alla conoscenza, ma quanto al modo in cui noi la trattiamo. In questo momento la conoscenza, per tradizione industriale soprattutto, da circa 250 anni ci siamo abituati a considerarla un bene da proteggere, un bene di proprietà, un bene che va venduto, un bene che, trasformato in prodotti fisici, diventa ancora più necessario chiudere e proteggere. Quindi vuol dire che la conoscenza non è per tutti, di sicuro, né per tutti dal punto di vista economico, né per tutti dal punto di vista sociale. L'altra questione di cui vorrei parlarvi, che è sicuramente fondamentale, altrimenti non saremmo qui, è il fatto che tutto ciò di cui ci occupiamo in questo ambito deve essere digitale, anche se anche ciò che digitale non è nativamente. Per cui la ricchezza dei disegni di Leonardo, realizzati foglio su foglio, cancellando, recuperando pezzi perché non ne aveva tante a disposizione di fogli su cui lavorare, è una conoscenza molto complessa
la sua digitalizzazione, che è già avvenuta alcuni anni fa, l'ha trasformata in un patrimonio veramente molto importante. L'altro aspetto chiave del digitale è che è l'unico modo che abbiamo noi di assumere, trattare, modificare, quantificare enormi quantità di dati e di informazioni che sono la base della conoscenza di cui sono. Legata alle due questioni precedenti c'è la possibilità di attribuire, io qua parlo di libertà di attribuzione nella creazione di contenuti creativi di qualsiasi genere, dal semplice testo al brano musicale piuttosto che non al prodotto industriale, e qua intendo per libertà la possibilità di farne davvero ciò che si vuole, quindi anche, perché non parlo mai di buoni e cattivi, anche proteggerla, sottoporla a copyright e a qualsiasi altro aspetto, a qualsiasi altra possibilità di chiudere o rilasciare in modo aperto. Però è un tema importante ed è una delle cose di cui vorrei occuparmi. L'altra questione ovviamente è la più facile, è la più cool, perché il networking ormai lo usiamo tutti e ci sono più di 3 miliardi di persone connesse a internet in questo momento, and counting, come si dice in inglese. La metà di queste si connette a internet con una piattaforma mobile. In Italia, l'Italia in particolare, parlo per l'Italia perché ci vivo evidentemente, ma è significativo, è il secondo paese al mondo dopo la Corea del Sud per numero di smartphone venduti, ed è significativo, per cui continuiamo ovviamente a vedere persone che fanno lunghissime code per comprare l'ultimo iPhone pure in un momento di particolare crisi. È il primo anno questo in cui dal dopoguerra l'Italia ha in Italia sono state vendute più biciclette che automobili, non per una particolare sensibilità ambientale, almeno non completamente, ma perché il costo della benzina è aumentato. Ed è anche il primo anno, il 2012, in cui c'è stata una flessione significativa nella vendita di prodotti alimentari. Gli italiani mangiano tanto, mangiamo bene, ma mangiamo anche tanto. E questo è il primo anno in cui è accaduta questa cosa. Nonostante ciò, siamo comunque un paese che consuma molta tecnologia in grado di connettere. L'altra questione ha a che fare con la condivisione. Condividere è in italiano una parola che assume spesso molti significati. In inglese invece è molto più chiara. Condividere significa permettere ad altre persone di accedere a qualche cosa di nostro, qualsiasi cosa essa sia, per trattarla, per discuterne, per modificarla, per farne quello che vogliamo, diverso dalla condizione in cui si trovava precedentemente. Gli altri due problemi sono gli ultimi due punti fondamentali di questa piccola lista. Sono il flusso di informazioni, che è la base delle reti. Nel momento in cui ci si mette in una rete, di qualunque natura essa sia, la rete è fondamentalmente fatta, si spera, prima di tutto di persone, ma queste persone devono condividere qualche cosa e questa condivisione deve passare attraverso dei percorsi, cioè deve essere messa nelle condizioni di fluire liberamente, perché qualsiasi dato che non passa è un dato perso, qualsiasi dato che passa ma che non raggiunge il target è un dato perso. E in una condizione, e qua arriviamo al punto successivo, di enormi quantità di dati, qua ho svelato un po' il mio essere appassionato di un certo genere cinematografico, e solo perché tutti quanti sappiamo che nella fantascienza il teletrasporto, anche i non appassionati, il teletrasporto è un elemento chiave nella narrazione, in molti casi. Ci sono stati addirittura degli studi per capire come sia possibile teletrasportare qualcosa. La base sono di nuovo le informazioni. La quantità di informazioni necessaria per descrivere un essere umano nelle sue parti fondamentali, quindi fino a livello atomico,
è talmente elevata che non abbiamo a disposizione in questo momento né la capacità di calcolo, considerando tutti i computer del mondo, anche i supercomputer, anche i data center, anche le render farm più grandi, non abbiamo né la capacità di calcolo né la possibilità di immagazzinare quelle informazioni. E stiamo parlando di un singolo individuo. Siccome siamo 6 miliardi and counting, possiamo dire che è operativamente impossibile fare questa operazione, però noi ci riconosciamo tutti i giorni. Se io guardo, incontro lui per strada, lo riconosco come un essere umano incontrovertibilmente. Non ho assolutamente alcun dubbio, so come relazionarmi con lui, so come salutarlo, come parlargli, come andarci a mangiare qualcosa e via così. Non abbiamo alcun problema a gestire la comprensione di questo genere di informazioni, che abbiamo visto essere talmente complesso da non essere gestibile. La sfida quindi è estremamente importante, che stiamo per già adesso, rispetto alla quale stiamo già adesso combattendo, è gestire questi dati. Li possiamo quantificare, ma non sappiamo ancora come visualizzarli e come trasmetterne una visualizzazione in modo human friendly, perché non lo sappiamo ancora. Probabilmente dovremmo fare il lavoro inverso, e cioè sappiamo che un essere umano è fatto in un certo modo e scopriamo anche come descriverlo con i dati. La difficoltà che abbiamo è che abbiamo già i dati ma non sappiamo che farcene per visualizzarli correttamente. È sicuramente una delle chiavi fondamentali per poter fare un salto ulteriore. Questo aspetto è molto legato alla questione del digitale, dell'essere digitale. Ieri a Opere discutevo sulla questione dell'essere digitali e della opportunità, della possibilità che abbiamo, soprattutto nel settore del design, di produrre oggetti che rimangono in una edizione, versione digitale. Perché dobbiamo produrre tutte queste cose? Ci sono alcune cose che nella realtà virtuale possono essere lasciate in virtuale, e questa è una possibilità che abbiamo già a disposizione. Non abbiamo a disposizione già solo questa possibilità, in realtà noi siamo già digitali, perché abbiamo una buona parte di ciò che siamo noi, i nostri impegni, la nostra identità, la nostra storia, sono già in the cloud. Però non ci rendiamo conto di questa lenta migrazione, per cui io spesso penso a quando 30 anni fa cercavo di fare una ricerca, e non avendo a disposizione gli strumenti di cui siamo dotati ora, quando non ricordavo qualcosa, non ricordare qualcosa mi capita abbastanza spesso ancora oggi, ero disperato, perché non sapevo dove andare a cercare quella cosa, o se anche sapevo dove andare a cercare quella cosa, poteva anche accadere che avessi delle difficoltà a raggiungere quell'informazione. Questo è un non problema ormai, è quasi ormai diventato una questione irrilevante, al punto che molte cose che ci riguardano quotidianamente noi le lasciamo, non ci impegniamo a ricordarcele, perché tanto c'è la tecnologia che ci aiuta a farlo, l'appuntamento, le cose da fare, i compleanni. Quanti di voi si ricordano i compleanni di quante persone a cui si tiene? Evidentemente me ne ricordo tutte, due, tre, poche, quattro, si contano sulle dita di una mano. Era già così prima, in effetti, per cui prima mi usavo strumenti tipo bigliettini o cose del genere per non far figuracce, adesso non è più un problema. Quindi i dati diventeranno sempre più importanti, però mi pare assolutamente fondamentale sottolineare il fatto che di tutte queste voci, tutte fondamentali, la più importante continua a essere la conoscenza, però non nella forma a cui siamo abituati, per le ragioni che abbiamo detto prima, ma in una forma diversa, in una forma aperta, tale per cui la possibilità di farla crescere ed evolvere, come in natura accade. In natura non ci sono organismi che trattengono le proprie risorse,
se non quando serve per il leone caccia, uccide la gazzella, lascia però i pezzi di gazzella che non riuscirà a mangiare alle iene, alle formiche e a quant'altro. La gazzella non è sua, la gazzella è a disposizione e viene usata per. Proverei a fare con voi solo un paio di ragionamenti a mente libera. Sono solo due esempi, però significativi di quello che intendo e di quello che presumo non sia irragionevole immaginare che accadrà nei prossimi anni. Il primo dei due ragionamenti è... No, non doveva. Bene, vediamo cosa so fare a questa vecchia bellezza. Ed ora ho un suono trattoresco. Aspetta. Ha fatto la cosa che non avrebbe dovuto fare, cioè farsi vedere nel monitor sbagliato. Bene, vediamo cosa so fare a questa vecchia bellezza. Ed ora ho un suono trattoresco. Aspetta. Scusate, non sono riuscito a trovare la versione in inglese originale, però devo dire che il doppiaggio non è affatto male. Ci arriviamo adesso alla slide successiva, che è questa. Questo sicuramente lo conoscete tutti, questo progetto è il Global Village Construction Set. In sostanza è un progetto per cui vengono distribuiti e rilasciati liberamente i progetti per strumenti fondamentali per un villaggio aperto. Vuol dire macchine per lavorare la terra, un'automobile, macchine per trasformare materiali, macchine per la lavorazione meccanica, eccetera. Tutti i progetti che vengono rilasciati, ma non hanno solo questa caratteristica, hanno anche la caratteristica di essere realizzabili attraverso il DIY. Quindi è possibile costruire queste cose senza avere tecnologie, fonderie, macchine complesse. Si possono realizzare abbastanza facilmente attrezzandosi in modi non particolarmente complicati, e i progetti vengono rilasciati. Questo è un approccio ormai molto diffuso nel settore dell'informatica, nel settore anche delle pubblicazioni, sta andando molto bene anche in altri settori come quello della creatività musicale e quant'altro. Però in un settore come quello della produzione industriale, quindi anche del design, è vero che esiste già, ma non esiste ancora una cultura per accogliere questo tipo di strumenti. Questo tipo di strumenti è tranchant rispetto al passato, perché cambia radicalmente il modo di vedere le cose. Io trasmetto un progetto in un paese africano dove con pochissimi strumenti, anche pochissime risorse anche di recupero, posso costruire una macchina per filtrare l'acqua, piuttosto che non per pulire il grano, piuttosto che non per cuocere, filtrare, trasformare, tagliare e quant'altro. L'altro elemento fondamentale è quello della prototipazione, del rapid prototyping, che di nuovo ieri se ne è sentito parlare, si può definire rapid making, perché non è solo un prototyping. Io posso costruirmi delle cose ormai che poi funzionano e basta, che non ne faccio un prototipo per poi verificarlo, per poi fare una produzione, lo faccio e lo uso, punto. Adesso vediamo se riesco a... My wife does takes a wee trip.
Ti chiavi, qua sciogli sopra e lungo il bolivar sposti, come si sgusta il chio, ti back up free chills, so she's one of the everybody DIY, fucking, forse ora she says I'll make the chills up, now this is why you don't let a woman near fucking screwdriver sets, or any tools, or fucking any DIY, this is genuine, this is no bullshit, wait till you see this. There's Lorraine's chair. Right, if you ever, what the fuck were you thinking? You put the back of the chair where the fucking feet is, are you fucking kidding me the fuck on? You're a fucking fruit loop. What the fuck, how could you go all the way through that? No. Are you fucking kidding me on? It's upside down. You fucking have your nut, man. So there you go, people, there's proof. You don't let a fucking woman do DIY in the house because they'll just fuck up. So there you go, peace out. Io ovviamente non ci tengo a sottolineare queste cose qua perché il mio esempio era solo legato al fatto che il futuro che ci aspetta attraverso queste tecnologie, e le tecnologie di cui parliamo sono queste, è un futuro a cui non siamo ancora preparati. Non siamo ancora preparati culturalmente. La sedia la possiamo davvero costruire molto facilmente al contrario, trovandoci le gambe nella schiena e lo schienale che si appoggia per terra. Il futuro di cui sto parlando è un futuro di macchine che ci permettono di costruire qualsiasi cosa a casa, le famose stampanti 3D che da 30 anni si stanno sviluppando, ma adesso sono arrivate davvero nelle nostre case. Questa è una delle tantissime macchine in grado di lavorare anche metalli e materiali sofisticati, però costa poco, costa abbastanza poco, sia nell'ordine delle poche migliaia di euro. Questo genere di macchine ha un costo che ovviamente si sta riducendo sempre di più e ha la possibilità di permetterci di costruire qualsiasi cosa. Questo significa che, lo sappiamo benissimo, non spostiamo più le cose, spostiamo le informazioni, ma non solo, abbiamo la possibilità, il vantaggio dal punto di vista della sostenibilità è che noi introduciamo il valore della sostenibilità sociale, perché la capacità di costruirsi qualcosa di così sofisticato come un oggetto tecnologico, semplicemente a partire da un modello tridimensionale virtuale che si può costruire con strumenti gratuiti e lo può fare chiunque adottando imparando quattro cose veramente molto semplici, permette di svincolarsi dalle produzioni industriali tradizionali. Ed è questa la chiave che sta la chiave per aprire lo sviluppo e l'innovazione, almeno nel campo del settore del design. E tutto questo discorso io però ve lo porto rispetto alla questione iniziale della conoscenza, rispetto quindi alla questione che ha a che fare con l'open, con la possibilità di condividere e con la possibilità di trasformare. Perché questo? La chiave dell'open non sta nella ricchezza del condividere qualche cosa, ma nel fatto, perché quella certo è una ricchezza fondamentale, io posso avere una cosa che prima era chiusa e che io non potevo, a cui io non potevo accedere, per cui Massimo Banzi si è inventato Arduino perché si era rotto le scatole di avere dell'elettronica che questo non lo posso fare, quell'altro, non è che non si potesse tecnologicamente fare, non si poteva fare legalmente perché era tutto protetto, tutto chiuso, quindi ciò che si faceva con hacking era illegale, si fa ancora adesso hacking ovviamente, però intanto centinaia di milioni di utenti nel mondo fanno il jailbreaking dell'iPhone e la Apple non è che si sia mossa così tanto per bloccare questa operazione, vuol dire che evidentemente è un mare che sta dilagando. Vi dicevo, la chiave di questo ragionamento è che si sposta l'interesse dalla vendita del prodotto, cioè il valore non è più nel prodotto, ma è nel chi realizza, chi pensa il prodotto.
Perché se io il prodotto lo rilascio gratuitamente e liberamente chiunque lo può trasformare, allora a chi mi rivolgo per ottenerlo, per fare qualcos'altro, per trasformarlo? A chi è in grado, ha le capacità, le skills per creare quel prodotto, trasformarlo, farne un'altra cosa. Per cui non è che Massimo Banzi si pensava che quando Arduino era uscito si pensava che a bunch of Chinese guys avrebbe in cantine nascoste creato copie di Arduino, perché tanto il progetto è lì, quindi io lo copio, lo rivendo. Da un lato c'è il fatto che Arduino costa molto poco, nonostante sia prodotto in Italia e non in Cina. E dall'altro lato non interessa a nessuno Arduino. Di Arduino il valore aggiunto è il fatto che io posso fare cose come quella che c'è qui fuori, collegando a Twitter, adesso non so se quella è fatta con Arduino, ma si potrebbe in ogni caso. Oppure posso, come ha fatto un 14enne cileno, collegare un sismografo ad Arduino. Arduino twitta immediatamente le scosse di terremoto, facendo sapere a chiunque che in quel momento, in quella particolare zona del Cile, c'è una scossa di terremoto. Siccome in quelle zone gli sciami di terremoti sono abbastanza non prevedibili, per carità, però sono abbastanza costanti nel comportamento, per cui si sa che ad un certo punto, se c'è una scossa, è molto probabile che ce ne sarà un'altra e via così in una certa zona, perché lì c'è una dorsale. Quindi si possono fare queste cose qua, è su queste che ci si concentra. Quindi, siccome è così vivace il trasformare le cose, è inutile andare a copiare il seme, perché il seme Arduino uno lo copia, però intanto si sono già ramificati in giro per il mondo un sacco di opportunità, tali per cui andare a copiare Arduino diventa irrilevante. È importante il gruppo che l'ha sviluppato ed è importante il 14enne cileno. Dicevo che noi abbiamo, rispetto al tema dell'open, iniziato a sperimentare all'interno del corso di studi in Virtual Design della laurea magistrale in Ecodesign, il tema dell'open, perché la chiave di tutto, dicevo, è la conoscenza e il modo in cui noi la trattiamo. Senza sciogliere questo nodo, noi rischiamo di adottare metodi vecchi e approcci vecchi per gestire un futuro che non è compatibile con questi metodi e con questi approcci vecchi. Quindi abbiamo provato, attraverso il linguaggio del videoclip, a lavorare sulle tematiche open, attraverso la tematica stessa, per raccontarla, per spiegare che cosa secondo gli studenti avesse senso dire, utilizzando una tecnologia di open technology brief, Open Space Technology Brief, che è una delle mille disponibili tecnologie per possibilità di briefing aperto, almost bossless, per cui quasi privo della presenza di un capo progetto o cosa del genere. Abbiamo avuto la fortuna, perché è stata veramente una fortuna, di avere un interessante numero di studenti, circa 100, 99 per l'esattezza, da 8 paesi diversi. Più della metà di questi studenti proveniva da paesi stranieri, quindi non italiani, e quindi questo ci ha permesso di mescolare i gruppi con capacità diverse e lingue diverse, con qualche difficoltà, soprattutto con alcuni studenti cinesi che non riescono a imparare molto rapidamente l'inglese, ma ce l'abbiamo fatta. Gli skills però c'erano. E laddove non c'erano, siccome lo strumento, quello del videoclip, era uno strumento duro, un po' difficile per alcuni. Ci sono i ragazzi, gli studenti molto bravi che hanno già un minimo di esperienza e possono fare un videoclip in 3D, altri che invece non ne hanno assolutamente idea. Per cui siamo riusciti lo stesso, non grazie alla mia presenza, assolutamente non grazie a quello, ma grazie al fatto che si è riusciti a creare questo spirito di condivisione. In questo caso ci siamo resi conto, per fortuna,
che il vincitore, cioè la chiave di tutto, era la conoscenza. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Vi ho portato... fermo un attimo solo per introdurvelo. Sono alcuni dei videoclip che vi ho portato, sono alcuni dei videoclip dei ragazzi. Tutti gli altri li potrete vedere sul nostro blog e anche su YouTube, dove abbiamo un canale. Vi lascio poi i riferimenti in una slide successiva.
E anche guarda, per guardare i credits, che io sono stato così assassino da tagliare interamente, perché altrimenti non ce l'avremmo fatta. Vi ringrazio molto per la pazienza. Grazie. Abbiamo fatto qualche domanda dal pubblico? Qualche minuto? Ok, devo dare il microfono. C'erano due punti nella sua presentazione che mi hanno disturbato un po'. Non penso che la traduzione corretta in inglese di conoscenza sia knowledge. Penso che knowledge è la traduzione di sapere. Se ho capito sì. Bene, lei vuole dire con la conoscenza, sta parlando di una conoscenza pratica. So, conoscenza nel dizionario in inglese vuol dire qualcosa come familiarity. So, sarebbe practical knowledge oppure know-how. No, so, si deve distinguere dal sapere accademico. Decisamente di più il sapere, la conoscenza intesa in senso ampio. Adesso questa è la mia confusione viceversa, perché non ho usato la parola sapere. Sapere sarebbe meglio. Il mio secondo punto è che secondo me non si realizza il teletrasporto. Non si realizza il teletrasporto solo con una tecnologia a livello atomico, che sarebbe un teletrasporto fisico-materiale, che non è possibile perché abbiamo la scienza della fisica quantistica. Adesso ci vuole una tecnologia del quantum entanglement per realizzare, e questi sono gli esperimenti che sono stati fatti finora a livello dei fotoni. Per trasformare quindi la materia, non l'informazione che la descrive. Ci sono tre idee della realizzazione del teletrasporto, se un teletrasporto fisico, materiale, di materia, energia, conversione. Poi c'è l'idea, come ha detto lei, di un teletrasporto informatico con una grossa quantità di informazione. E queste due idee sono state rifiutate da scienziati fisici. E sono importanti, però non sono abbastanza, ci vuole anche la tecnologia
quantistica, che è tutta un'altra cosa, non è una, è una specie di clonaggio. Sa che cos'è quantum entanglement? Sono due particelle che vengono accoppiate e poi si può manipolare le proprietà di una a distante con il suo counterpart locale. Yeah. Ok, volevo solo dire quello. Se una quantità enorme di informazioni non è sufficiente per ottenere il risultato. In effetti ci tengo a sottolineare che, non essendo un fisico, ho citato quel caso solo per la quantità enorme di informazioni che sarebbe necessario utilizzare per fare quel tipo di descrizione. Comunque, poi sul discorso del teletrasporto in sé lo vedevo esclusivamente dal punto di vista della quantità delle informazioni, che è un problema rispetto alla questione che dicevo, cioè la gestione della quantità dei dati. Però non voglio entrare in questo argomento, non ho assolutamente alcuna base culturale, essendo nato architetto.